Tappa abruzzese del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. Tra i momenti dell'evento anche una passeggiata inclusiva sul lungomare Matteotti a Pescara e le testimonianze nel villaggio allestito in Piazza della Rinascita. L'iniziativa, a cura di Sportello Malattie Rare della ASL di Pescara con il supporto di Endas Abruzzo e l'assessorato alle politiche per la disabilità, è la prima manifestazione nazionale dedicata alle cure palliative pediatriche, una serie di eventi sportivi, di stand informativi e convegni scientifici organizzati in diverse regioni italiane per portare la cultura delle cure palliative pediatriche nelle piazze del paese. Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su un tema così importante e delicato. Protagonisti nella realizzazione, oltre 200 volontari aderenti alla rete informale Innamorati delle cure palliative pediatriche, supportati dalla Fondazione Maruzza. L'invito è al sostegno delle cure palliative pediatriche anche con un appello alle istituzioni affinché in tutte le regioni italiane vengano attivati i servizi dedicati per poter dare così a tutti i minori che convivono con una patologia inguaribile e alle loro famiglie le risposte assistenziali di cui hanno bisogno.